Trevisan, partiamo dall'analisi di una partita naturalmente un po' particolare per te, ultima amichevole di quelle che mancavano appunto con le formazioni venete dell'eccellenza, per te un ritorno a casa a San Donà. Come hai visto la partita intanto e appunto le tue emozioni di questo ritorno? No, per me giocare a San Donà è stata una grande emozione perché ho giocato lì per 12 anni, quindi tornare dai miei amici, dalle mamme che portavano le pasta asciutte gratuitamente, tutte cioè le persone che conosco, è stato bello. E anche cambiarmi allo spogliatoio degli avversari è stata la prima volta, come dire, no? E dal punto di vista della partita, innanzitutto c'era una pioggia grandiosa. Però io sono contento di come abbiamo giocato. Siamo partiti un po' male all'inizio, però poi come ci siamo svegliati, abbiamo dato più ritmo anche in attacco e come dire, abbiamo messo un piccolo tassello in più. Oltre appunto all'amichevole, questa settimana come è andata la preparazione in vista del ritorno dopo 2 settimane di sosta della Guinness Pro 12? Guarda, già anche dalla scorsa settimana c'è stato molto entusiasmo, molta voglia di allenarci. Quindi eravamo molto carichi, concentrati e siamo, secondo me, assolutamente in crescita. Parliamo allora della prossima partita. Avversario duro, campione in carica di Leinster. Entrambe le squadre probabilmente prive di diversi elementi impegnati con le rispettive nazionali, che partita ti aspetti domenica? Allora, secondo me Leinster è una grande squadra e si è visto anche l'anno scorso. Contro, quando abbiamo giocato con le zebre in casa, che c'erano tutti i nazionali via, e hanno portato i giovani all'accademia, hanno messo un ritmo, come dire, spaventoso. Quindi secondo me ci aspetta una gran battaglia, sia sul piano fisico, sul piano del ritmo. Però sono fiducioso dei nostri mezzi perché, come dicevo prima, siamo in crescita e, come dire, siamo più in crescita e anche più presenti nel gioco, più concentrati. Come dire, stiamo amalgamando anche il gruppo, quindi io mi aspetto una gran partita, insomma. Parlavamo appunto nei giorni scorsi anche col tecnico Umberto Casellato, una squadra che gioca molto all'attacco, quella del Leinster, che fa molto volume di gioco, appunto, ma anche che ha cambiato un po' negli ultimi anni, ha perso quelli che erano i leader storici, però la forza di questo gruppo è proprio quella di aver saputo trovare altri punti forti, no? Sì, come dire, Leicester è una grandissima squadra da non so quanti anni, negli ultimi 7-8 anni ho vinto l'Heineken, o vinceva la Pro 12, quindi sicuramente oltre ai nazionali ha un bacino di utenza molto grosso anche nelle accademie, e quindi hanno molti giocatori da cui pescare e quindi non perché manchino i nazionali. Sarà più facile assolutamente perché i giovani hanno molta voglia di farsi vedere anche per prendere il posto, ma è dei nazionali che cominciano anche a essere un po' più anziani, ecco. Secondo te i punti deboli di una squadra che effettivamente è una corazzata ha vinto più volte anche l'ex Heineken Cup? Guarda, secondo me noi nelle ultime partite abbiamo fatto una difesa molto, molto buona, in cui salivamo molto, mettendo molta pressione, e anche contro Glasgow si è visto che facendo così li abbiamo messi in difficoltà. Quindi io partirei da un'ottima difesa e da mettere molto ritmo, stando più profondi, quindi prendo la palla in velocità e così. Questo ritmo e difesa, un'ottima difesa. Cambiando completamente argomento, ma restando su una cosa speciale che avverrà nei prossimi giorni a Treviso e comunque anche domenica allo Stadio Monigo, ti vediamo con un accenno di baffo. Tu sei stato tra i promotori delle iniziative legate al famoso mese di novembre, denominato appunto Movember, per la lotta contro il cancro alla prostata. Abbiamo visto i 2 video sul sito internet del Benetton Rugby che avete appunto girato voi giocatori. C'è anche un'altra iniziativa particolare, no, in questi giorni. Sì, abbiamo fatto questi 2 video nel quale ci siamo anche noi molto divertiti per sponsorizzare questo evento che, come dire, per me è importante perché c'è gente che è meno che ha avuto questo problema, questa malattia e con un piccolo gesto possiamo anche noi e anche voi aiutarlo, come dire, attraverso l'acquisto di una maglietta che permette la ricerca in vari ospedali, insomma.
per la cura del tumore alla prostata e anche i testicoli. E noi domenica venderemo le magliette allo stadio, quindi per chi vuole c'è la disponibilità di comprarle e avanti tutta, insomma. Oltre allo stadio Monigo, naturalmente anche un paio di iniziative in pieno centro a Treviso, proprio a due passi da Piazza dei Signori. Queste magliette che avete pensato con uno slogan particolare, a un prezzo appunto assolutamente abbordabile per tutti, proprio per poter aiutare nel miglior modo possibile la ricerca. Sì, sì, il prezzo innanzitutto è a partire da 10 euro e lo venderemo appunto anche in piazza alla Loggia dei Cavalieri. Sì, il 22 e il 30 novembre, e saremo lì, come dire, il pomeriggio del 22 e la mattina del 30, e saremo lì per spiegare, per chi non sa, e anche appunto per vendere e promuovere questo evento, insomma, io, Ludovico e chi ha voglia, insomma. Fai un piccolo messaggio proprio ai tifosi allora per questo tipo di iniziativa. Allora, vi aspettiamo il 22 e il 30 e allo stadio Monigo per tifare e anche sostenere chi ha questa malattia.